Rivivere la storia attraverso le immagini è un esercizio fondamentale per prendere coscienza degli orrori del passato e impegnarsi a far sì che non si ripetano in futuro. Lo hanno ribadito i professori Corrado Borsa dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza e Riccardo Marchis dell'Istoreto, presentando al Salone del Libro i video 600.000 no, la resistenza degli internati militari italiani e Il sorriso della patria, l'esodo giuliano-dalmata nei cinegiornali del tempo. L'incontro, moderato da Marco Travaglini del Comitato Regionale Resistenza e Costituzione, ha rappresentato per i numerosi studenti presenti un'occasione privilegiata per riflettere su alcune delle pagine più drammatiche della storia italiana.